Welcome to Miro TV! Ragazzi, siamo tornati con la nostra carriera con la Sampdoria. Nell'ultimo video ho fatto un piccolo sondaggio per dirvi se qualche partita dovevamo simulare, visto che ci aspettano comunque 38 partite di Serie A, più magari qualcuna della Coppa Italia. Direi proprio di simularne qualcuno e godercela un po' meglio questa carriera. Direi di iniziare a simulare proprio dalla partita contro l'Hellas Verona, squadra sicuramente inferiore a noi, però simulandola andiamo incontro a diversi rischi, quindi dobbiamo stare in campana. Mettiamoci là, speriamo di vincere. Poi ci sarà la partita contro il Milan, che sicuramente me la andrò a giocare. Però adesso pensiamo prima alla partita col Verona. Vediamo chi scende in campo e speriamo bene, dai. La formazione che scende in campo col Verona sarà più o meno quella titolare, insomma, perché non posso di certo presentarmi una simulata con qualche riserva, no? Allora, in porta Viviano, difesa con Berezinski, Barbosa, Ferrari e Strinic. Centrocampo Torreira, Young, Topright. Comunque hanno tutti 77-76, non è malissimo. COC Ramirez, perché secondo me in una simulata Ramirez può fare la differenza. In attacco la coppia devastante che è Patrick Schick e Dupan Zapata. Mi è stato consigliato di far giocare Konagi, il giovane polacco della Sampdoria. Io l'ho messo in panchina e sicuramente prima o poi, ve lo prometto, lo vedremo in campo, magari a posto di uno Schick o di una Zapata, per fargli fare qualche partita in Serie A, sperando che sia anche lui, ecco, un nuovo cutrone per noi, che sarebbe davvero tanta roba. Detto questo, andiamo a simularci la partita, vediamo un po' allora cosa succede. Simula partita con la formazione che vi ho annunciato, si stanno riscaldando i giocatori. Verona, che non so come sia messo in campionato, però stiamo calmi perché le simulate sono, ecco, devastanti. 1-1 subito Ramirez, vedete come vi dicevo prima, può essere letale Ramirez in una simulata, speriamo bene però. Tanto l'Atalanta vince 3-0 contro il Crotone. Ci sono dei cambi, ammonito Janska. Gol di Dupan Zapata, grandissimo. Attenzione Cucurella, entra Cucurella, felicissimo entra Cucurella, però dobbiamo vincerla, voi sta che Rubin. Benecischi 3-1. Perfetto. Perfetto, Sampdoria vince sul campo della Verona 3-1 e sono contentissimo per i ragazzi e sicuramente adesso andiamo a affrontare il Milan con maggior tranquillità, anche perché sarà una partita secondo me un po' proibitiva, però abbiamo fatto una grande partita con la Roma, cioè una grande partita, siamo riusciti a fare un grande risultato contro la Roma dopo un 3-1 loro assurdo, abbiamo pareggiata. Stavolta col Milan mi aspetto magari qualcosina più a livello di gioco, speriamo bene ragazzi. Ragazzi, tutto pronto per la partita contro il Milan? Ecco, io faccio la formazione proprio nel menu apposito, ci aspetta una grande partita, però io voglio dare la chance a qualche giovincello. Non mi sento in mente con Naghi prima punta, però sicuramente Jaric ad esempio me lo porta, anche perché mi sembra che sia cresciuto già di uno e non è male. Cucurella, Konagi, Bonifasi, Caprari, ecco, forse vorrei provare un po' Caprari ragazzi, però togliere Dupan Zapata è un po' rischioso, però ho visto che lui si sta già iniziando un po' a lamentare che non gioca titolare, quindi alla fine opto per farlo partire titolare con Patrick Schick, poi al massimo facciamo il solito cambio che potrebbe spezzare un po' la partita, fuori Caprari, dentro Zapata, ma non rompiamoci la testa, iniziamo a giocare, ci aspetta una grande partita col Milan. Dai Samp, mi sono tolto gli occhiali perché ci vedo sicuramente meglio così. Allora, questo sicuramente è Ferry Schick che si sta scaldando. Schick che viene da un inizio straordinario, ragazzi, sono felicissimo per lui. Giochiamo in casa e in casa non stiamo andando benissimo. Penso che non abbiamo fatto tanti punti, anzi abbiamo fatto solo uno tra l'altro con la Roma. Bisogna rimediare subito all'istante, speriamo di riuscirci in questa partita. Calcio di rigore. Ma come fa a essere calcio di rigore questo, ragazzi? Mi sono messo col corpo con avanti quelle due. Dai, ma non mi puoi iniziare così la partita. Ma non mi puoi iniziare così la partita. Dai, no, fammelo rivedere. Dai. Ma come fa a essere calcio di rigore? Si è buttato. Dai, ma che inizio è questo? Su. Va, Kalinic. Kalinic. Kalinic, ci ha fregato, ha preso pure la rincorsa lenta. 1-0 Milan, ma che inizio brutto, ragazzi. Cioè, non ha senso un calcio di rigore del genere, però, Schick. Occhi a Patrick. Patrick. Patrick, gran numero. Schick! Patrick Schick! Le bombe di Patrick Schick! 1-1. Ma ragazzi, quanto stiamo sudando. È una cosa assurda. Il Milan si è chiuso dopo l'1-0. Non stiamo vedendo. Guarda, guardate lì, ce n'erano 6-7. Mamma mia, una cosa assurda. Schick si sveglia con un grande sinistro fuori aria e la riapre. Patrick Schick, 1-1. Grande Schick. Quinto gol stagionale per lui, se mi ricordo bene. Schick per Caprari. Si è aperta la partita. Schick per Jaric. Jaric aspetta Schick. Lo vede Schick. Patrick Schick. 2-1 Samp. 2-1, anzi famo così, 2-1 Samp.
Grandissima azione della Samp in contropiede. Jaric vede Schick che si inserisce in area sinistro. Una bomba incredibile di Patrick Schick che la mette all'angoletto dove Donnarumma non può nulla. 2-1 Samp, ragazzi, si è riaperta la partita. In giro di 4 minuti abbiamo fatto 2 gol. Dai, cazzo! Ancora Schick per Caprari. Si ferma. Caprari vede Jaric. Jaric, bellissima palla per Caprari. Caprari! Donnarumma forse l'ha toccata. Che cosa ha fatto però Jaric, ragazzi? Che palle che mette Jaric. Schick vede Janto. Janto, palla per... Che cazzarola ci fa qui Barbosa? E che ci fa lì Barbosa? Ma cosa ci fa lì? Attenzione, scopertissima la Samp. Se Barbosa sta lì... Mamma mia che ha preso Torreira. Non so che cazzo sta facendo lì Barbosa, raga. Che stava a fare lì Barbosa? Locatelli sbaglia palla. Arriva la Samp. Ancora con Berezinski. Berezinski vede Torreira che usa il fisico. Torreira! Mamma che gol! Torreira! Torreira da fuori aria! 3-1 per la Samp. Mamma mia che Samp, ragazzi. Ci siamo svegliati. Ci siamo svegliati. Tocca prendere un gol per svegliarci, se no niente. Mamma mia, guardiamoci il gol. Una pezza da fuori aria incredibile. Tanto qua ci consiglio un cambio, ma no, ancora è presto. Guardate qua, la vediamo in diverse angolazioni. Una pezza clamorosa di Torreira. Palla sotto l'incrocio dei pali. Straordinario. Punizione per il Milan, l'abbiamo fatto appena due cambi, sono entrati Bonifazi e Cucurella. Attenzione, il Milan adesso ci prova punizione con Riccardo Rodriguez. Schema, mamma mia, si sacrifica bene Cischi. Montolivo, no, guarda Montolivo no, Bonucci. Che sì, palla in mezzo, brutta cosa. Occhio a Luca Quiglia, Montolivo, Biglia, bravissimo Cucurella che addirittura può far partire l'azione, lo fa con Torreira. Torreira allarga per Caprari. Caprari, può usare la sua velocità. Caprari! Tutto parte da Cucurella. E poi da lì la Samp fa le cose in automatico. 4-1 della Samp sul Milan. Straordinaria. La Samp in contropiede è straordinaria, ecco. Sappiamo che possiamo fare male con la nostra velocità, soprattutto di Caprari, ragazzi, che ha davvero tanta velocità e anche un po' di fisico, raga, perché comunque a volte riesce a buttare giù anche gente come Bonucci e Musacchio, quindi non so come. Però sti cazzi, 4-1 Sampdoria. Dai, cazza Roma. Perde palla lì, Zapata dietro per Jaric. Mamma mia, dove l'ha sparata Jaric, ragazzi? Dove l'ha mandata al quarto anello? Mamma mia. Jaric. Mamma mia, Bonifazi esce con Duvan Zapata. Attenzione, Duvan dietro per Jaric. Schick, gran numero. Janto, c'è Cucurella di là. Janto, vede proprio Cucurella, la mette in mezzo. Stacca Jaric, altissima, levissima, purissima. Cucurella, stacca più alto di che sì. Smolkinov, vabbè, quello là, c'ha un nome strano. Finisce qui la partita. 4-1 della Samp in casa. Siamo partiti con un rigore a loro inventato, ragazzi. Ci siamo vendicati, abbiamo giocato con la rabbia. Ne abbiamo fatti 4. Straordinari. Samp che si prende 3 punti contro un Milan costruito per vincere. Bene così. Andiamo a vedere la classifica e poi ci vediamo per la prossima partita, che sarà contro l'Udinese. La classifica dice Sampdoria al primo posto con 13 punti, però ragazzi siamo tutti lì, addirittura la Juve deve recuperare una partita, quindi dubito che siamo effettivamente al prima posizione, però noi non lottiamo sicuramente lo scudetto, teniamo le ali basse e magari lottiamo sicuramente per l'Europa League, visto come stiamo giocando, stiamo prendendo punti importanti, la prima partita col Benevento è stata un po' qualcosa che ci ha lasciato l'amaro in bocca, però va bene così, se questa è la reazione, tanta roba, complimenti ragazzi. La Juventus ha pareggiato, ragazzi, questo vuol dire che la Sampdoria è ancora prima in classifica e questo ci rende la cosa molto piacevole, però adesso non bisogna perdere la concentrazione, anche perché andiamo a affrontare l'Udinese, che è sicuramente una buonissima squadra sotto ogni punto di vista. E in campo, allora, chi faremo scendere in campo? Io ho pensato che queste squadrette posso permettermi di far giocare giocatori tipo Cucurella, Bonifazi stesso, Conaghi ancora no, ragazzi, voglio ancora un po' aspettare. Sicuramente là davanti giocherà Zapata, visto che l'altra partita l'ha fatta Caprari.
Poi qua che abbiamo? Bonifasi sicuramente giocherà e direi di far riposare Ferrari. Berezinski può riposare, anche perché se le sta facendo tutte, ragazzi, quindi facciamo giocare Sala. Comunque a 74 è cresciuto Sala, meno gioca più cresce Sala, è una cosa un po' strana. Prince in panchina, già Jaric parte titolare, però stavolta voglio fare un cambio, non giocherà Ramirez, anche se già non ha giocato l'altra volta, però sti cavoli, tanto le simulate Ramirez le giocherà tutte, visto che secondo me è un buon giocatore, però voglio far giocare più giovani. Infatti ecco che entra allora Linetti, non giocherà Praet, questa è molto tosta ragazzi, Praet, fine, non facciamo giocare Praet, dai, al massimo lo facciamo entrare, ho sbagliato, al massimo lo facciamo entrare a partita in corso, va bene così. E quindi andiamo adesso all'Udinese Stadium, anche se non si chiama così, però sti cavoli. Speriamo bene, forza Samp, andiamoci a prendere altri 3 punti che saranno fondamentali per allontanare qualche squadretta che ci sta guardando da dietro. Dalla Dacia Arena, c'è anche un penso che si chiami proprio così, qua si chiama Stadio Nero, quindi però non ce ne frega niente. Dalla Dacia Arena, Udinese Samp, ragazzi, non possiamo sbagliare. Mi raccomando, entriamo con la testa subito una partita, non prendiamo gol per svegliarci, che sennò ci prendono i gol. Duvan, per Schick, Schick vede Jaric, 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 scuffetta. Ancora, c'è Cucurella che la mette in mezzo, stacca Jaric. 2 azioni in 1 minuto, sempre Jaric il protagonista e anche antagonista, visto che se l'è mangiato i gol purtroppo. Bellissimo rigore Cucurella, che mazza quanto corre Cucurella, 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 è partito Cucurella, Cucurella, bellissima palla, stacca Jaric, perché di testa, ho pure aspettato 3 anni che scendesse, purtroppo fuori gioco qui. Mamma mia quanto lotta Janto, mamma mia Janto, la pastilla per Schick, c'è Duvan, Duvan, si è svegliato, Duvan Zapata, finalmente, finalmente, Duvan Zapata, 1-0 Samp, mamma mia ragazzi, mamma mia, bravissimo qua Schick, ancora più bravo ragazzi, Janto che recupera una palla in mezzo al campo, strepitosa, proprio di cattiveria, qua Schick l'appoggia bene bene a Duvan Zapata e la mette lì all'angolino, straordinario. 1-0 Samp, dai. Oh, Schick, Schick, aspetta inserimento per Linetti, risponde Scuffetta, ma quanto sta avanti ogni volta Cucurella, ragazzi, sta sempre lì da esterno sinistro più che da terzino. Jaric di esterno per Patrick Schick, no, no scusa, Linetti, c'è Duvan, sterza, non si prende rigore, lotta col fisico Duvan, Duvan, ancora Lemos, mamma mia ragazzi. Che Samp, ragazzi, in questo secondo tempo anche ci stiamo confermando un'ottima squadra. Lottiamo per ogni pallone. Occhio a Bajic. Bajic la mette in mezzo. C'è la rete dell'Udinese, ragazzi. C'è la rete dell'Udinese. Cross dalla parte di Cucurella. Arriva un missile in mezzo all'aria. Anticipa. Si giochinando tutti quanti. E c'è il gol dell'Udinese. Cioè, Schick vede Cucurella, 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 2-1. Straordinario, straordinario. Abbiamo reagito subito, questo è l'importante ragazzi, non so se verrà dato a Cucurella il gol, perché so che non ha segnato Cucurella, c'è stata la deviazione del difensore, però è importante da segnare subito e reagire immediatamente e dare una bella schiaffo, dare un bel schiaffo a questo Udinese che ci ha provato a impensierire e noi abbiamo reagito, il gol di Cucurella, quindi sono felicissimo per lui. 1-2 Samp, dai. Doppio cambio nelle file della Sampdoria ragazzi, questa sicuramente verrà, non verrà tagliata. Entrano 2 giovincelli che ancora non hanno sfilato il campo fino adesso in Serie A, ovvero Kovnacki e Capezzi. Però adesso occhio, bravissimo qua Barbosa intanto. Occhio all'Udinese, Bidmer, Fofana, Gajic, occhio, Fofana, Rodrigo De Paul, mettiamoci un po' di cattiveria lì, in quella zona di campo. Bravissimo Janto, grandissimo Janto. Ali Annan per Berami, bravissimo Torreira, occhio qui. Sala, mamma mia, abbiamo rischiato di dargli un rigore. Ali Annan, ancora Torreira. Parte adesso la Samp con Sala, Capezzi, Jaric, parte Kovnacki, 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 attenzione, Kovnacki, 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 il sinistro, scuffetto, ci ho provato. Lasagna, va via, occhio a Lasagna, 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 bravissimo Bonifasi. Cucurella, c'è il contropiede della Samp, poi Janto che è un po' stanco, ma lotta lì con Fofana.
tra il suo ex compagno di squadra, ancora Janto, partita migliore in campo, partita sontuosissima di Bonifasi, la recupera, forse finita qua, Jaric, no, Kornacki, può fare un bel lancio per Schick, bellissimo palla di Kornacki, Schick, Patrick, Schick, ci pensa, sempre Schick, ogni partita c'è un son zampino, gol, assist, fantastico Patrick Schick. Fantastico, bella palla di Kornacki lì ragazzi, che vede in profondità l'attaccante più forte del momento della Sampdoria, Patrick Schick, e ne fa un altro, 3-1 Samp, grandissimo. Finisce qui la partita, stavo sperando che finisse prima o poi, perché è durato tantissimo questo recupero, davvero tanta roba questa Sampdoria, che penso sia rimasta in prima posizione visto che eravamo primi. Che dire, sono felicissimo di quanto sto creando, vedo una squadra giovane che mi risponde, questo mi dà tantissime soddisfazioni, spero che questo stia piacendo anche a voi, perché comunque certi sono frutti dei vostri consigli. Cucurella, lo stesso Kornacki che oggi è entrato, ha fatto subito l'assist a Schick. Abbiamo Janto che è un acquisto secondo me, raga, fantastico, cioè sta facendo più che altro partite fantastiche, sontuose, sta sempre essere là sul posto. Torreira la conosciamo tutti ormai, non è una mia scoperta, mentre posso dire che un po' la mia scoperta è un po' Barbosa ragazzi, perché sta facendo davvero un grandissimo campionato, sono felicissimo di quello che sta accadendo in questa carriera. Detto questo io vi saluto, mi raccomando lasciate un like, commentate, condividete, parlate di questa carriera con qualcuno, fate come vi pare, insomma io vi saluto, ciao belli.